siamo entrati nella... mi sono permesso di entrare, come succede nei grandi ristoranti, in cucina da Luigi Taglienti al Lume. Buongiorno. Quindi abbiamo cambiato, diciamo, zona della nostra intervista, selfie. Dopo un anno, selfie che dopo faccio nella vita. Selfie video. Abbiamo già fatto uno l'anno scorso, esatto. E quindi vi aggiorniamo in quest'ultimo anno. Tra l'altro, dopo l'intervista l'anno scorso, evidentemente abbiamo portato bene, perché è arrivata la stella Michelin già da un anno, è tornata. Abbiamo confermato la stella. Ecco, sul, esatto, perché lo chef chiaramente era detentore di stelle già dai tempi di Cuneo, provincia, esatto, di Cuneo, siamo proprio in centro, dove tra l'altro va ogni tanto anche Bono degli due, insomma, esatto, a mangiare qualcosa, esatto. E poi tu sali a Scala, una stella Michelin, e attualmente una stella Michelin, questa cucina, dicono, le classifiche internazionali dicono progressiva, sì, progressive, come Noma, la musica, come il, ecco, il progressive, come esatto, come la musica anni 90. C'è qualche cosa che va un po' oltre, no, al contemporaneo, no, di poco, ma comunque va oltre, e quindi è stato definito così, io... se lo hanno definito loro, ecco, bene. Intanto qui ci sono i cuochi, sono i cucinieri, siamo i ragazzi, siamo in cucina, possiamo far vedere, esatto, quindi le fasi di lavorazione, cucina dove non so se c'è anche un tavolo, no, perché la cucina è posizionata al centro del ristorante, quindi ogni tavolo è come se fosse una piccola tavola, è già perché in realtà il Lume è piccolo, per modo di dire, chiaramente, ma anche molto grande, esatto, perché ci sono stati tra l'altro eventi circa un anno fa col touring, di cui vi hanno chiaramente parlato molto. Sì, il Lume è al centro di 1000 metri quadri di spazi verdi del complesso di W37, esatto, quindi diciamo che il Lume è il cuore pulsante di W37. Quindi belle cose durante l'anno, quindi lo chef non è solo il cuoco, chiaramente, dei tavoli, dei commensali che possono essere come ristorante. Fino a un massimo di 45 coperti. Adesso, perché da poco abbiamo inaugurato l'Orto di Lume, che è uno spazio all'aperto, e quindi abbiamo aggiunto altri 4 tavoli all'esterno. Funziona. Quindi bisognerebbe... Stiamo andando, siamo in locale, sono i rumori chiaramente della cucina, questo è proprio il suono della cucina, visto che parlavamo di progressi, questo ecco, quindi non so sound, se il sound della cucina si potrebbe fare un loop con queste cose che sono in sottofondo, e quindi bene, quindi siamo tra l'altro reduci dalla presentazione della nuova, insomma, guida Michelin, e come dire, c'è un nuovo 3 stelle, quindi il nono 3 stelle, e poi insomma, 3 stelle un'apertura stagionale, mentre qui al Lume siamo aperti in tutto. Ecco, pranzo e cena. Pranzo, cena, servizi tutti i giorni, tutti i giorni tranne la domenica sera, e il lunedì tutto il giorno che siamo chiusi di riposo. Siamo aperti, però la particolarità è che siamo aperti la domenica a pranzo, che per un ristorante a metà del nostro livello è un po' inusuale. Ecco. Abbiamo questa particolarità, per cui abbiamo deciso di tenere aperto domenica proprio per godere del pranzo della domenica in famiglia, attraverso i nostri piatti, attraverso i nostri menu degustazione. Anche perché poi, diciamo, il pranzo settimanale è chiaramente legato al business, Milano è una città così, chiaramente dal lunedì, Monday to Friday, chiaramente molto movimentato, poi magari c'è una flessione il sabato, però la domenica è questo pranzo domenica diverso da tutti gli altri pranzi. Non è un brunch, ci tengo a dirlo, è un vero e proprio pranzo della domenica alla carta, il ristorante è aperto normalmente con piatti di degustazione e menù della carta, e a richiesta, eventualmente se il cliente ha qualche esigenza particolare, noi possiamo soddisfarla. Abbiamo comunque una vasta gamma di piatti che possono soddisfare qualsiasi tipo di richiesta contemporanea. E progressivo. È progressivo, assolutamente progressivo. Comunque, per tagliare corto, non c'è il brunch, assolutamente. Quindi la domenica, visto che magari i colleghi ristoranti che lo mangiano, Milano, come dire, magari sono buttati un po' tutti, devo dire, su questa cosa, no? Che poi preferisco fare una buona lasagna tradizionale che un cattivo omelette. Non perché non siamo capaci a fare gli omelette, ma preferisco sedermi a tavola domenica e mangiare una bella lasagna, magari fatta con la sfoglia verde, un ragù cotto 4 ore vicino al fuoco della legna, che non un brunch più dolce. Beh, sembro piccolo. Sono io che sono alto. No, beh, tolgo il cappello.
non sono basso, diciamo, però devo dire, guarda, sono due metri no, e passa. Quasi, 1,90 m. Ah, ecco, no, lo dico perché... Infatti la stufa, purtroppo non si vede, la stufa è tutta 1 metro, la nostra cucina è stata studiata e disegnata, altezza 1 metro, tutto 1 metro, di modo che i ragazzi possono lavorare anche con la schiena un po' più dritta, visto che il lavoro è impegnato nei mini in particolare. Tra l'altro qui lei è stato ingaggiato in un certo periodo, come dire, era sparito, diciamo, dalle guide. Sono stato un anno e mezzo, diciamo, tra virgolette, di affidato, dove ho avuto modo di riflettere su quello che era stato fatto prima e sulle idee, schiarire delle idee su quello che era il futuro. Nel frattempo abbiamo programmato qui alcune varie consulenze degli esterni in giro del mondo. Quindi fermi non siamo stati, abbiamo visto molti clienti che oggi vengono a lume, che ci chiamavano per cene private. Non siamo stati, abbiamo coltivato. Certo che le guide chiaramente non potevamo riportarle. Bene, ora in quest'ultimo anno qualcosa, così fare un breve riassunto prima di provare la cucina appunto di Taglienti attuale, perché se è una cucina progress immagino che sia attivamente cambiata la cucina è progress, nel senso, è una cucina in movimento, non perché cambia costantemente, ma perché si ferma a riflettere su quello che è già stato fatto e lo guarda da un punto di vista diverso. Quindi è un modo di mettersi costantemente in discussione e cercare di migliorare i nostri piatti ed evolverli costantemente. Questa è la progressione della nostra cucina. Ci sono delle grandi novità che ci sono sempre, perché è quello che cambia. Però sui nostri piatti, diciamo, più classici, si evolvono anche loro in funzione di uno studio approfondito di tutti quelli che sono i dettagli che già ci sono all'interno. Immagino che questo orto, tra l'altro, della Richard Ginori, no? Voi siete noi siamo nel primo stabilimento della Richard Ginori del 1921, totalmente ribonificato, dove in questo spazio qui è nato lume. Quindi le ceramiche... Le ceramiche non sono Richard Ginori, sono tutto Limoges, abbiamo scelto di puntare su Limoges. Ecco, quindi grazie a questo orto che c'è qui in una parte, tra l'altro, Milano, dove per fortuna è possibile parcheggiare, c'è un parcheggiatore, quindi non ci sono le camere, ma penso che forse... Non ci sono le camere, forse, perché comunque lo spazio W87 ha all'interno anche uno spazio, come dire, di alloggiamento, di rete. C'è la foresteria. Sì, però sono i due appartamenti in rete. Continua questo lavoro che fa la proprietà. Sì, è un'esperienza, diciamo, a 160 gradi. Come dicono in inglese, real estate, cose del genere. No, sì, io mastico poco l'inglese, riesco a tagliare. So che c'è questo termine. Bene, quindi ora in questo ultimo anno magari un piatto, adesso allora, parte l'insalata, immagino, morto. L'insalata c'è. Abbiamo dei piatti improntati sull'aspetto vegetale, quindi incontrano anche magari chi ha intolleranze, chi preferisce un vegetariano, ma non per forza posto quello che è il nostro orto. Il nostro orto è un orto concettuale, dove poter vivere esperienze, dove poter prolungare l'esperienza di lume anche all'esterno. Noi abbiamo molti agrumi, abbiamo molte erbe all'interno del giardino, però poi tutti i nostri prodotti sono praticamente coltivati dai piccoli produttori che lavorano attraverso il nostro satellite da molti anni. Quindi un piatto che vogliamo dire in chiusura di questa prima parte dell'intervista, cioè prima di sedersi a tavola e provare. Un piatto che racconta un pochino quello che vi ho espresso prima, ovvero la presa visione di quello che si sta facendo e di metterlo in discussione per la raviolo di mandorla italiana che magari potremo muovere a studiare. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie a Luigi Taglienti. Grazie.